Release Party a Lucca Comics and Games 2011. Si è appena ultimata la finale di Unreal Tournament 3 in modalità duel, quella più tecnica, dove si può esprimere al meglio la propria preparazione tecnica, e andiamo immediatamente ad intervistare i primi tre arrivati partendo dalla terza posizione. Ecco qui che sale sul palco il terzo arrivato, che si chiama Nicolò Calderazzo. Nicolò, vieni qua a favore di camera. Ecco qua, allora raccontami un po' da quanto tempo giochi ad UT e è il primo giorno che giochi ad UT, è un talento, sei già arrivato... Ah, già avevo a Call of Duty 4. Ah ok, quindi più o meno i first person shooter li conosci. Come è andato il torneo? Normale, come tutti. Ma come tutti, noi eravamo terzi tranquilli. Tra l'altro tuo fratello è arrivato secondo, giusto? Allora tra un po' lo intervisteremo. È una cosa di famiglia. Infatti Sabri, dai pure i premi offerti da Cooler Master e da Verbatim a questo player terzo arrivato, e mandaci tuo fratello. Allora, alla seconda posizione abbiamo, eccolo qui, si danno il 5 per il cambio. Il fratello del terzo arrivato si chiama? Daniele. Daniele, sei altissimo innanzitutto. Allora, no, vai su. Com'è andato il torneo? Bene. Sei divertito? Sì. Anche se ribadisco come l'altro anno che non ci ho mai giocato, però sono ritornato secondo o terzo, che era l'altro anno. Non mi ricordo sinceramente, però giocare in finale contro il Beppe è sempre un'esperienza. Sì, infatti è finita 28-3, quindi... 28-3 non è male. Allora, per te però, che comunque ti sei lasciato menare dal Beppe, Sabrina dice che ci vuole un camion, sta arrivando. Ah già, perché tu di dove sei? Di Firenze, quindi devi andare fino a Firenze di nuovo con un case offerto da Cooler Master, questo meraviglioso chassis. Tra l'altro i nuovi design sono davvero meravigliosi. Tu hai il PC ovviamente, no? Sì. Vabbè, allora spero che tu possa veramente divertirti. Allora, per te abbiamo gli altri gadget. Ora ti chiediamo di portare via questo meraviglioso case della Cooler Master e chiamarci il Beppe. Ce lo chiami? Vai, se riesco a portare via sì, ok. Vai, ti do una mano. Allora, eccolo qui, il primo arrivato. Ma non potrebbe essere altrimenti. Tu può anche arrivare in ritardo, iniziare il torneo dopo, non ci sono problemi. Ecco qui, Beppe, com'è andata? Bene, tranquillo. A 28-3, davvero? Sì, io per correttezza non dico il risultato quando è un po' troppo, però vabbè, è normale perché lui comunque è arrivato in finale perché mi ha detto che comunque giocava a COD, però rispetto a un giocatore che gioca a UT non... Succede, certe volte anche in scioltezza lui si mangiava le brioche. Solo un portachiave, mi dispiace. Tu hai vinto un portachiavi perché ormai ci hai tolto tutto, cosa vuoi, la vita, Davide, che sbagli. Ho la vittoria morale. Infatti, allora per te c'è un videogioco per PC e dei gadget offerti da Verbatim e da Cooler Master. Grazie. Grazie a te, buon rientro. Il vincitore del torneo di Unreal Tournament in modalità duel, Sabrina dice facciamolo vedere bene, e io vi dico invece Video Games Party, il divertimento continuo, yeah baby.